Questa sera abbiamo il piacere di ritrovarci qui all'interno delle sale del castello. Di cosa tratterà l'incontro che avete organizzato? L'incontro tratterà del documento La Buona Scuola, il documento redatto dal Ministero della Pubblica Istruzione e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per parlare di scuola e per riformare la scuola, ma parlerà anche delle occasioni che la scuola può offrire allo sviluppo del territorio. Non a caso questo argomento è inserito nel percorso della mappa, come puoi vedere da questo doposo, della mappa del lavoro per trovare la strada del lavoro nell'area metropolitana. E in effetti questo è un percorso stabilito dalla CGIL di Bari per lo sviluppo complessivo del territorio dell'area metropolitana. Attualmente qual è la situazione del lavoro qui a Monopoli e anche del mondo della scuola che si affaccia a questa nuova realtà del lavoro? La situazione del lavoro a Monopoli non è esaltante, anzi direi che è drammatica. Cito sul dato del 2013 perché è il dato più recente da un punto di vista dell'Istat. Noi a livello, parliamo non di Monopoli ma della Puglia, siamo praticamente al 12,6% di disoccupazione generale e al 41% di disoccupazione giovanile. Abbiamo anche l'anno scorso registrato circa 23.000 emigrazioni, di cui il 30% circa sono purtroppo di lavoro intellettuale, sono di persone laureate. Questo la dice lunga proprio sulla situazione della scuola nel nostro territorio. Purtroppo oggi un titolo di studio non garantisce più il posto di lavoro, non garantisce più neppure il lavoro. E il lavoro ormai è diventato una chimera. Le fabbriche stanno chiudendo a grappolo, a cascata. C'è stato prima la ceramica delle Puglie, poi l'Ecoleder sta avendo problemi, la Rivoli sta avendo problemi. E insomma, la situazione è grave, drammatica. Bisogna intervenire in modo massiccio. La scuola è un antagonista strutturale ai problemi economici del nostro territorio, nel senso che può dare veramente una risposta positiva alla crescita e allo sviluppo del territorio. Grazie.